Saluto a tutti i presenti e al magnifico rettore, ai chiarissimi professori, eccellentissime autorità, signore e signori, cari studenti. Come dicevo, è difficile trattenere le emozioni in momenti importanti come questo, ma ci proverò fino alla fine. È un onore immenso per me ricevere questa laurea. Ho pensato a lungo a cosa avrei voluto dire in questo mio discorso e vorrei iniziare con un semplice grazie. Un grazie di cuore a tutto il Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale per averla proposta. Grazie al Dipartimento di Ingegneria Industriale, dalla sua all'epoca direttrice professoressa Rita Maria Antonietta Mastrullo e all'attuale direttore professor Nicola Bianco per averla approvata. Un sentito ringraziamento al magnifico rettore professor Matteo Lorito, che saggiamente ha suggerito l'attesa dei tempi opportuni affinché questa cerimonia avesse i contorni che le sono propri. Ed infine ringrazio il professor Raffaele Savino e le belle parole spese su di me Tecram. In questa foto c'è mio zio, il grande professor Pascale. Ricevere una laurea honoris causa è già di per sé un riconoscimento importantissimo, ma per me lo è ancora di più poiché a febbraio 2016 era stata conferita anche a mio zio Gino, il professor Luigi Pascale. Questa laurea la vedo come un passo importante che mi porta ad essergli ancora più vicino e non potete immaginare quanto mi renda fiero ed emozionato. C'è da dire però che questa laurea non è solo mia, ma è di tutti i miei familiari, amici e collaboratori che in questi anni mi hanno accompagnato lungo questo percorso. Questa laurea è nostra. Lo so, non sono mai stato bravo nel comunicare quanto vi apprezzo e stimo e quanto io sia grato per avervi incontrato su questo mio cammino. Per questo, per cui spero di riuscirci oggi, dedicando a voi tutto questo grandissimo traguardo, un traguardo che è tanto mio quanto vostro. Vorrei poi utilizzare questa occasione per parlare ai giovani che sono qui e che ci stanno seguendo in streaming, incoraggiandoli a seguire sempre i loro sogni. Ho scelto queste due foto che vedete sul video per raccontare l'inizio di questa grande passione. La prima persona che l'ha alimentata è stato mio zio Paolo, dal quale poi tutta la famiglia Pascale ha ereditato il secondo cognome, Langer o Langer, che sin da quando avevo 8 anni ha trasferito in me la passione per i motori, aeroplani, automobili. A soli 8 anni mi costruiva un go-kart, che è quello che vedete in foto, con un motore Guzzi ed altri due negli anni successivi. Vi lascio immaginare la preoccupazione dei miei genitori vedendo il figlio scorazzare su questo mini bolide. Erano gli anni 68, 1968. Con lui ho iniziato a costruire i primi modelli di aeroplani che facevo volare nel giardino di casa. All'epoca non esistevano le scatole di montaggio come quelle di oggi. Il kit era composto da listelli e tavolette di balzo e compensato ed un semplice disegno costruttivo. Ho il ricordo vivo delle giornate passate insieme nello stesso scantinato di Via Tasso dove i fratelli Pascale iniziarono a costruire i loro primi aeroplani, quelli veri. Sono riuscito a coltivare la passione per gli aerei anche perché accomunava mio padre Nino e suo fratello il professore Luigi Pascale per mezzo Gino. Come è stato menzionato prima, i fratelli Pascale sono un'istituzione per il mondo dell'aeronautica italiana, ma quello che non tutti sanno è che queste due persone erano molto complementari. Da una parte mio zio, un visionario, una mente brillante, in grado di vedere oltre ciò che gli altri vedevano. Dall'altro mio padre, una persona determinata, forte, empatica e coraggiosa, un vero leader, capace di costruire attorno a sé una grande famiglia. Zio Gino sognava e progettava, mentre mio papà costruiva e realizzava, una squadra perfetta. Da sempre i due fratelli hanno rappresentato per me la bussola che mi indica la giusta direzione. Ancora oggi, che non ci sono più, sento di poterli consultare interiormente ogni volta che c'è da prendere una decisione importante. Papà e zio Gino vivono ancora dentro di me e penso in tutti noi della famiglia Tecram. Tre sono le parole che più di tutti, grazie a loro, porto sempre con me e che sono convinto debbano risuonare nel cuore di ogni studente che si pone degli obiettivi ambiziosi. La prima è passione.
Questo è il bellissimo P2012, ultimo velivolo progettato dal professor Pascale. Vi assicuro che se avessi dovuto portare avanti questa attività motivato solo dai profitti, non avrei resistito a lungo. Ciò che davvero mi motiva ogni giorno è la fortuna di amare quello che faccio. E allora il primo messaggio che voglio dare agli studenti e ai giovani in generale è quello di trovare un lavoro che vi appassioni, così che anche le sfide più dure e i giorni più difficili verranno superati senza mai perdere l'entusiasmo. La seconda parola importantissima è determinazione. Non abbiate paura di puntare in alto, non abbiate paura di sognare in grande, ma soprattutto crediate in voi stessi. E ricordatevelo ogni giorno, la determinazione, che a volte può diventare una ossessione per raggiungere i risultati, è in realtà il fattore più importante per il successo. E infatti Tecnam non sarebbe mai evoluta da uno scantinato, è la foto che vedete alla vostra sinistra, ad un'azienda riconosciuta a livello globale senza la determinazione che da sempre contraddistingue chi lavora al suo interno. La terza parola è ispirazione. Oggi ci troviamo in un ambiente accademico dove i professori hanno il ruolo importantissimo di insegnare e preparare gli studenti al mondo del lavoro. Il professor Pascale è ricordato tra i migliori insegnanti perché non solo trasmetteva il suo sapere, ma allo stesso tempo era in grado di accendere le scintille nei cuori degli studenti, facendoli interessare fortemente alla materia. Ricordo spesso le sue lezioni. Fortunato io che erano lezioni individuali, fatte durante una passeggiata in azienda o una delle nostre riunioni giornaliere. Ascoltarlo era un piacere, ed il suo bagaglio di sapere immenso e di esperienza sul campo lo facevo mio di volta in volta. Momenti indimenticabili che porterò sempre nei miei ricordi. Spero tanto di essere stato anche io un mentore in grado di ispirare le persone che hanno permesso alla Tecnam di arrivare dove si trova oggi. Un po' come è stato per me zio Paolo, che mi ha trasmesso per primo questa grande passione. Quindi cercate sempre di ispirare quelli che lavoreranno insieme a voi e siate dei catalizzatori di entusiasmo. Ispirate e lasciatevi ispirare sempre. Ed è proprio grazie all'entusiasmo che ci contraddistingue in Tecnam. Oggi è tra le prime aziende mondiali nel settore dei velivoli di aviazione generale, la prima in Europa. Oltre 7.500 aeroplani prodotti in 65 paesi nel mondo. Di sicuro questi numeri non sarebbero gli stessi se Tecnam non avesse avuto una collaborazione costante con l'Università di Napoli, Federico II, università dalla quale abbiamo reclutato la maggior parte dei nostri talenti. E qua in sala ne abbiamo qualcuno. La collaborazione con la Federico II ha permesso un travaso continuo di conoscenze ed esperienze tra accademia e industria, che avvantaggia entrambe le parti. Da un lato permette a tanti studenti di toccare con mano quello che studiano sui libri di testo, dall'altro, grazie al know-how della Federico II, Tecnam è ad oggi una delle più grandi e innovative aziende a livello mondiale, arrivando a siglare accordi con aziende molto importanti in campo internazionale. La Galleria del Vento della Federico II, costruita da mio zio Gino nel 1953, è sempre stata in laboratorio di progetto velivoli a lui intitolato qualche anno fa e rappresenta l'importanza del legame tra accademia e industria, legame che ci dà la forza ogni giorno di porci obiettivi ambiziosi a confermare l'eccellenza dell'aviazione campana in ambito accademico e industriale, sul territorio e nel mondo. L'innovazione è da sempre nel nostro DNA. Crediamo fortemente che se oggi siamo uno dei leader dell'industria dell'aviazione è sicuramente grazie agli ingegneri brillanti della Federico II, che fanno parte della famiglia Tecnam e alla nostra continua collaborazione con professori e giovani talenti. Vorrei poi ricordare di tutti quei laureati alla Federico II che dopo aver fatto un'esperienza formativa in Tecnam siedono oggi nelle principali istituzioni aeronautiche internazionali. Ed è proprio per questo che con fierezza abbiamo intenzione di proporre alla Federico II la nascita di un'Academy che renda agevole il passaggio dal mondo universitario a quello lavorativo. Questa iniziativa è volta anche ad esaltare il potenziale del nostro territorio, mettendo a disposizione una realtà in cui si impara sul campo, valorizzando ancora di più le giovani eccellenze del Sud.
Tecnam inoltre metterà a disposizione una borsa di studio non solo per i meritevoli, ma specialmente per quei talenti che hanno difficoltà economiche, talenti che rischieremmo noi tutti di perdere. Questo perché in Tecnam crediamo che tutti dovrebbero avere l'opportunità e il diritto di sognare e volare. Vorrei quindi concludere ringraziando di nuovo tutto l'Ateneo e le mie due famiglie. Consentitemi di ringraziare delle persone speciali senza le quali non sarei qui oggi. Tengo a sottolineare che questo riconoscimento è di tutti noi. Inizio ringraziando mio zio Paolo, che per prima mi ha fatto appassionare al mondo dei motori, i due fratelli Gino e Nino, che hanno profuso ed alimentato in me la passione, la determinazione, il know-how e mi hanno dato fiducia nel gestire e far crescere l'azienda con le mie idee. Ringrazio mia mamma, Giovanna, per tutti gli insegnamenti che mi ha saputo dare, rispetto per la famiglia, i principi e i valori dell'onestà. Sei un pilastro della nostra famiglia, un punto di riferimento per me, i miei figli e i nipoti, come lo sei stato per papà. Un grazie di cuore a mia moglie Piera, che ha rivestito un ruolo importantissimo per la famiglia e per la mia carriera. Sei la mia spalla, la mia forza, sei una donna in gamba e piena di vita, la miglior partner che potessi mai trovare. Cito la frase di un famoso scrittore russo che diceva: le donne sono una vite su cui gira tutto. Grazie a mia figlia Carolina, che mi ha fatto diventare nonno molto giovane, e vi assicuro che diventare nonni è la cosa più bella al mondo. È infatti il piacere di avere qui con noi le mie prime due nipoti, Alice ed Allegra. Oggi Carolina ha lasciato un po' il ruolo di madre e ha iniziato a collaborare in Tecnam. Nel frattempo ha quasi conseguito il brevetto di pilota privato, quindi immaginerete la mia grande gioia. A mio figlio Giovanni devo un particolare ringraziamento. Giovanni forse non lo sa, ma è grazie a lui che nei momenti più difficili ho trovato la forza per andare avanti, pensando che un domani avrebbe continuato lui, con la stessa passione ed audacia, il sogno Tecnam. Un po' come io sono stato per mio zio Gino, il quale, dopo la scomparsa di mio padre Nino, mi ringraziava spesso per avergli consentito di continuare a fare quello che lui più amava, gli aeroplani. Giovanni in questi ultimi anni è diventato il pilastro portante dell'azienda. Anche lui mi ha riempito di soddisfazioni. Un padre penso che non possa desiderare di meglio dei propri figli. Pilota sopraffino, grande manager, cittadino del mondo, oggi occupa una posizione rilevante in azienda in qualità di direttore generale e spero in un prossimo futuro di amministratore delegato. A lui il merito di aver consegnato in volo il primo P2012 Traveller da Capua a Boston, facendo la rotta atlantica. Ricordo che fu un momento emozionante per tutti noi e quella iniziativa mi ricollega ancora una volta alla storia dei fratelli Pascale, che per affermare i loro prodotti partecipavano alle gare aeree dell'epoca. Per Tecnam, consegnare il primo velivolo con Giovanni ha voluto anche significare questo. Giovanni, sono sicuro che sarai anche un bravissimo papà, e i piccoli Paolo e Lorenzo, altra grandissima gioia che ci hai regalato, ti renderanno fiero e felice come tu hai fatto con me. Adesso vorrei ringraziare l'altra mia famiglia, quella con la quale ho trascorso gran parte della mia vita, quella di Tecnam. Questo riconoscimento va anche a tutti loro, e forse soprattutto a tutti loro. Sono le persone che hanno condiviso con me gioie e dolori, ansie e successi. Oggi qui abbiamo solo una piccola rappresentanza per le restrizioni e li vorrei nominare velocemente, non in ordine di importanza perché lo sono tutti allo stesso modo. Inizio con Michele Oliva, Fabio Russo, Biagio Silvestro, Amedeo Fogliano, Walter Da Costa, Nicola De Donato, Pasquale Accardo, Stefano Maviglio, Pasquale Grosso, Antonio Covino, Lorenzo De Stefano, Raffaele Campanella, Maria Clara Pascale, Domenico Ronca, Davide Rullo, Mario Bianchi, Patrizio Silvestro, Gennaro Ilardi, Dario Baldi, Franco e Guido Taglialatela. Grazie a voi e a tutti i miei 400 e passa collaboratori per aver sostenuto sempre l'azienda anche nei momenti più difficili, come una vera famiglia.
Un altro grazie importante va a Enzo De Blasio, il grandissimo capitano, amico fraterno, grande pilota e collaudatore, che sin dalla nascita di Tecnam ha contribuito in maniera decisa al successo mio personale dell'azienda. Senza di lui non saremmo cresciuti così velocemente e con gli obiettivi prefissati. Ricordo sempre le sue spericolate e appassionanti dimostrazioni in volo durante le molteplici manifestazioni a cui abbiamo partecipato. Per ultimo, ma non per importanza, il professor Marullo, il grande professor Marullo, il mitico Saverio, che ha sempre condiviso e supportato con passione ed amicizia la storia prima della Partenavia e poi della Tecnam, ed al quale tutti noi dobbiamo dire grazie per la sua saggezza, professionalità e grandi competenze. Saverio è per tutti noi in Tecnam un punto di riferimento e grande fonte di ispirazione per i suoi studenti. Ancora un ringraziamento, e questo è veramente l'ultimo, e va al comandante Enzo Baldi. Il comandante Enzo Baldi è stato un grande pilota dell'aeronautica militare, collaudatore Partenavia per tanti anni, nonché mio istruttore di volo. Ho avuto modo di apprezzare le sue grandi doti da pilota quando, ancora un ragazzo, volavo con lui in Partenavia, quasi tutti i giorni, durante i voli di collaudo di produzione dei velivoli P-66 e P-68. Quando saliva a bordo gli aeroplani ne diventava un tutt'uno con loro. Impossibile dimenticare l'armonia e la coordinazione con cui li pilotava. Devo a lui essere diventato pilota ed avermi trasferito quelle nozioni fondamentali per giudicare le caratteristiche di volo di un aeroplano. Grazie. Concludo semplicemente dicendo che è grazie al lavoro appassionato di ciascuno che ogni giorno siamo in grado di volare e far volare sempre più in alto. Grazie.